Per facilitare la consultazione delle informazioni fornite in questo video, in modo da isolare quelle appartenenti all'universo espanso di Alien e che di conseguenza potrebbero non rivelarsi canoniche per l'universo cinematografico della saga, vi preghiamo di fare attenzione al simbolo che apparirà in sovraimpressione, nonché alle eventuali annotazioni utili a collegare le nozioni fornite alle relative fonti. Nella speranza di poter offrire a tutti gli appassionati della saga e dell'omonimo gioco di ruolo un'ispirazione per le proprie terrificanti esplorazioni dello spazio profondo, non ci resta che augurarvi buon viaggio. Ben ritrovati! Prima di cominciare, permettetemi di avanzare delle brevi quanto sentite congratulazioni ad ognuno di voi per essere giunti sino a questo punto della nostra difficile quanto vitale ricerca. Siate orgogliosi di voi stessi. Non molti in questo vasto universo possono dire di aver osservato il drago ed essere sopravvissuti per raccontarlo. Oggi vi confronterete con la più letale creatura dell'universo conosciuto, l'incarnazione stessa dell'entropia che attende al termine della creazione, il serpente, la bestia dell'Apocalisse, il cui unico scopo è cancellare la vita stessa dal disegno dell'esistenza. In parole povere, spingeremo la nostra analisi ai più scuri segreti degli stati finali della specie XX121, cercando, come il mitologico Prometeo, di appropriarci dei segreti degli dei. Inutile dire che questa è una strada senza ritorno. Sistemi, settori, pianeti, frontiere, non importa quanto lontano il cammino della razza umana si spinga attraverso le stelle, alla ricerca di risorse e nuovi mondi da colonizzare. Siamo riusciti a sfidare il vuoto, le esplosioni generate da stelle morenti e le insidiose correnti di buchi neri capaci di far sparire intere flotte nel nulla, ma non siamo ancora in grado di sfidare quel che ci attendeva nell'oscurità. Negli angoli ciechi dell'universo, cose estranee alla nostra comprensione attendevano in agguato il momento in cui avrebbero risposto alla nostra sfida. Cose mostruose, letali, aliene. Istintivamente abbiamo battezzato questa specie con l'ambiguo termine di xenomorfi, dal greco strana forma, focalizzando la nostra attenzione su quanto la specie XX121 riesca a sovvertire ogni nostra conoscenza pregressa sullo sviluppo della vita nell'universo. So bene che quanti di voi sono giunti sin qui avranno ormai maturato una discreta conoscenza dei precedenti stadi del ciclo vitale di questa specie. Ritengo tuttavia indispensabile sottolineare alcune importanti premesse prima di procedere all'esame delle informazioni raccolte sugli esemplari adulti. Ogni xenomorfo che abbia raggiunto con successo il quarto stadio della sua evoluzione rappresenta una vera e propria arma vivente, una perfetta forma di vita biomeccanica estremamente difficile da eliminare e quasi impossibile da contenere o controllare. Al termine del suo sviluppo, l'esoscheletro della creatura ha raggiunto una durezza tale da fornire una discreta protezione contro proiettili di alto calibro o persino armi ad impulsi, assorbire impatti estremamente violenti e cadute da altezze considerevoli, senza ostacolare in alcun modo i suoi movimenti. Tale struttura protettiva si estende per l'intera lunghezza del corpo, includendo armi naturali come i lunghi artigli che si estendono dagli arti inferiori e superiori della creatura, o la letale coda prensile, dalla lunghezza di circa 2 metri, dotata a sua volta di un affilato spuntone osseo. In ultimo, i XX121 dispongono di forti mascelle dotate di lunghi denti metallici, nonché di una più piccola mascella faringea,
capace di scattare con forza sorprendente per penetrare nella carne delle vittime, aiutare nella manipolazione di prede azzannate o persino nelle attività di masticazione e digestione di strutture particolarmente resistenti. Queste creature possono sopravvivere e mantenersi attive in una grande quantità di ambienti ostili letali per un essere umano, sopportando alti livelli di tossicità, radiazioni, temperature estreme e persino resistendo al vuoto dello spazio, altro aspetto che ci ha portati ad escludere una vasta gamma di tecniche di confinamento. Nonostante la loro stazza notevole, con un'altezza che varia dai 2,13 ai 2,44 metri, coda esclusa, per circa 158 kg di peso, possono scattare e correre ad una velocità sorprendente tanto su quattro zampe che in posizione eretta, esercitando una forza sufficiente a sottomettere, sollevare o dilaniare un essere umano adulto e fisicamente prestante, anche attraverso il solo uso della coda. Una simile prestanza, unita alla resistenza delle proprie armi naturali, consente ad uno XX-121 di aprirsi un varco attraverso la maggior parte degli ostacoli fisici, strisciando senza problemi in cunicoli apparentemente troppo stretti per ospitare una creatura della loro stazza. Anche quando adeguatamente contenuti in una prigione capace di resistere alle loro armi naturali, alcuni esemplari si sono dimostrati tanto astuti da provocarsi autonomamente ferite tali da causare le fuoriuscite dell'acido molecolare contenuto all'interno del loro corpo, generando in questo modo nuove vie di fuga dal proprio confinamento. Come già visto, questo acido rappresenta una seria minaccia per chiunque riesca a far breccia nella pesante corazza di un esemplare, dato che la notevole pressione esercitata dal sistema circolatorio della creatura può liberare letali schizzi acidi capaci di sciogliere senza problemi la maggior parte delle protezioni, penetrando nelle vittime sino all'osso nel caso in cui queste non reagiscano con dovuta prontezza. Inutile dire che un tale sistema difensivo ha reso quasi impossibile l'esecuzione di una vera e propria autopsia su di un esemplare adulto, motivo per il quale gran parte della loro biologia interna resta a tutt'oggi un mistero, spesso indagato attraverso diversi strumenti d'analisi e soggetto di numerose speculazioni. Nell'impossibilità di sottomettere queste creature attraverso un confronto diretto, molti ricercatori hanno ipotizzato l'idea di ingannare i loro sensi. Ma cosa sappiamo effettivamente del modo in cui uno xenomorfo percepisce il mondo intorno a sé? Il loro cranio allungato, coperto da una sorta di cupola organica, talvolta semitrasparente, ha portato a supporre che gli XX-121 siano effettivamente in possesso di organi oculari, sebbene questa tesi sia ostacolata dalla presenza di molti esemplari di una cupola cranica del tutto opaca. Può darsi che gli organi protetti da tale struttura non siano dei veri occhi, quanto piuttosto apparati sensoriali designati alla percezione delle variazioni di temperatura o di pressione nell'atmosfera circostante. Un secondo mistero è rappresentato dalle appendici simili a tubi che si estendono dal dorso della creatura, la cui precisa funzione resta tuttora oggetto di numerose teorie ed interpretazioni. Alcuni osservatori hanno notato come questi tubi dorsali sembrano vibrare mentre l'esemplare è impegnato nella caccia, elemento che potrebbe suggerire una qualche funzione sensoriale, sebbene la loro singolare forma abbia portato la maggior parte degli scienziati ad attribuirgliene una respiratoria. Un'ipotesi alquanto discutibile, se volete il mio parere, dato che queste creature sembrano in grado di resistere al vuoto per un tempo apparentemente indeterminato, cosa che solleva seri dubbi sulla loro effettiva necessità di raccogliere elementi dell'atmosfera circostante. Un'ultima tesi prende in considerazione la possibilità che tali appendici vengano utilizzate per regolare la temperatura corporea, teoria che, se non altro, contribuirebbe a giustificare la loro sorprendente resistenza al caldo e al freddo estremo. Indipendentemente dal numero di organi sensoriali a disposizione della specie, possiamo riconoscere in queste creature una precisa quanto immediata percezione dello spazio che li circonda, nonché l'indubbia capacità di distinguere i membri della propria specie a qualunque stadio del proprio ciclo vitale dalle potenziali prede.
Facendo fede a recenti ricerche, infatti, gli XX121 non sarebbero semplicemente in grado di distinguere un membro della propria specie da una qualsiasi altra forma di vita, ma anche di riconoscere la presenza di un embrione di chestbuster all'interno di un ospite, selezionare una creatura adeguata alla fecondazione da parte di un facehugger o riconoscere uno xenomorfo appartenente ad un diverso alveare. Sembra che la cooperazione tra membri della specie sia effettivamente limitata agli esemplari appartenenti alla stessa famiglia, vale a dire quegli xenomorfi generati dalla medesima regina o da un processo di ovomorfosi operato da un membro dello stesso alveare. Sembra sia estremamente raro che due diversi alveari entrino in contatto. È stato osservato che i membri di un gruppo non mostrerebbero alcuna esitazione nell'attaccare i propri simili appartenenti ad una diversa nidiata, distinguendo senza difficoltà i propri fratelli dai nuovi avversari. Tale tecnica di riconoscimento ha portato alcuni scienziati della compagnia a supporre l'utilizzo da parte degli XX121 di una particolare forma di feromoni, ipotesi che sembra avvalorata dal comportamento assunto da molti esemplari in presenza di un ospite fecondato, apparentemente simile a quello di un animale che fiuta una potenziale preda. Quanto riferito sino ad ora è tecnicamente valido per ogni esemplare di XX121 che abbia raggiunto il quarto stadio e della maggior parte delle metamorfosi più avanzate, sebbene significative differenze fisiche quanto comportamentali abbiano consentito la classificazione di un discreto numero di varianti. I droni o osservatori rappresentano indubbiamente la più comune e basilare forma di adulto della specie, nonché quella delle caratteristiche probabilmente più aliene ed inquietanti. Questa particolare variante è osservata nella maggior parte degli esemplari che raggiungono il quarto stadio senza aver stabilito alcun contatto con il proprio alveare. Per questa ragione, i droni sono predatori solitari ed autonomi, capaci di azioni metodiche e spesso più intelligenti del resto delle varianti di questo stadio. Il loro principale scopo è quello di raccogliere ospiti nei quali introdurre, attraverso la punta della loro coda uncinata, il materiale organico necessario a dare inizio al processo di ovomorfosi, aumentando in questo modo le possibilità di generare una regina e la conseguente creazione di un nuovo alveare. Una volta completato il proprio scopo, il drone inizierà il processo di metamorfosi verso lo stadio successivo, preparandosi ad assumere la forma di operaio o soldato, a seconda delle necessità dello specifico alveare. Gli Stalker mostrano una stazza e forza superiore a quella dei più comuni droni, circa 2,7 metri d'altezza. E sebbene apparentemente privi del distintivo esoscheletro chitinoso comune nella maggior parte degli XX121, sembrano dar prova di una notevole tempra e persino di una certa resistenza al fuoco. Frutto delle modifiche genetiche condotte da David Otto, gli Stalker rappresentano lo stadio adulto dei cosiddetti protomorfi generati sul pianeta 4 dall'androide ribelle. Nonostante questa particolare specie possa essere considerata un vero e proprio vicolo cieco per l'evoluzione degli xenomorfi, essendo apparentemente incapaci di mutare nello stadio di regina, la loro diffusione sembra aver superato i confini del pianeta 4, con l'avvistamento di nuovi esemplari sui mondi di LV-187 e Shanmen nel corso delle guerre di frontiera. In linea generale, gli Stalker operano attraverso un comportamento più animalesco del resto dei propri simili, mostrando minore intelligenza ed una maggiore aggressività, che spesso li spinge a frenetici ed instancabili inseguimenti delle vittime sino alla loro completa eliminazione. Gli Scout, o Runner, poco più alti di 2 metri, appaiono come una versione più piccola e agile dei droni, sebbene meno resistente. Generata da un ospite animale, come un cane o un bue, queste creature prediligono spostarsi a quattro zampe occupandosi di garantire una costante fornitura di ospiti per l'alveare. A differenza di un comune chestbuster, un runner fuoriesce dalla cavità toracica dell'ospite già completamente formato, impiegando un tempo assai inferiore per raggiungere le proprie dimensioni finali. Noti per la loro furtività, questi XX121 sono capaci di sputare acido molecolare ad una discreta distanza e prediligono attaccare attraverso la propria coda, sfruttare il vantaggio di un'imboscata o della collaborazione di altri droni. In assenza di una regina, anche un runner sarà in grado di dare inizio al processo di ovomorfosi di una vittima nella speranza di dare vita ad un nuovo alveare, prima di passare al prossimo stadio evolutivo.
e ragioni ancora non accertate, questi xenomorfi sembrano privi dei caratteristici tubi dorsali comuni al resto dei membri della propria specie. E questo è tutto per oggi. Assicuratevi di seguire tutti i protocolli di sicurezza nel lasciare la struttura ed inoltrate pure le vostre domande ed osservazioni attraverso l'apposita sezione di commento. E nel caso in cui udiste un allarme, permettetemi di ricordarvi che in questo luogo non si svolgono esercitazioni. Se la lezione è stata di vostro interesse, inoltrateci un mi piace o lasciateci un commento, saremo lieti di rispondere. La Vuela Yutani sarà lieta di considerare tutte le candidature avanzate dai nostri iscritti. Attivate la campanellina degli avvisi per restare sempre aggiornati su nuove rivoluzionarie scoperte su questa affascinante specie aliena. A presto!